Buongiorno, oggi è martedì 28 luglio, rassegna stampa di Video 33, nuovo appuntamento con la nostra informazione, cielo sereno su tutto il territorio altoatesino, rimarrà così per gran parte di questa giornata, previsto un transito innocuo di nuvole. Mohamed Al-Masmoudi è in regia, col suo aiuto diamo un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, Partito Democratico, elezioni non sono tabù, Di Fede evoca il voto anticipato, Spagnoli dice i Verdi devono fare chiarezza. Sindaco senza maggioranza, c'è il problema della governabilità. La cronaca cura del quotidiano Alto Adige, l'aeroporto riapre a Natale, 3 mesi di lavori, 4 milioni e mezzo per sistemare la pista. La cronaca linguatesca con il quotidiano Dolomiten, i problemi di bilancio della Stella Alpina, dell'SVP, si pensano alcune soluzioni per cercare di rimediare al buco di bilancio. Il Dolomiten dedica spazio in apertura al tema della sicurezza stradale, in questo caso le assicurazioni sono sempre più gli altoatesini che per problemi di denaro viaggiano senza copertura assicurativa. La cronaca cura del quotidiano Tageszeitung, il tema della sicurezza stradale, anche qui in primo piano, però si parla di vittime. Sappiamo l'ultima della lunga serie di tragedie si è consumata in Val Salentino, due ragazzi hanno perso la vita. Intervento nelle pagine del quotidiano Tageszeitung anche di uno psicologo per cercare di capire quali siano le ragioni di certi gesti di imprudenza. La cronaca nazionale ed internazionale con il Corriere della Sera, crisi. Ci vogliono 20 anni per recuperare il calcolo del Fondo Monetario Internazionale sul lavoro, per il tesoro, fisco e PIL vanno meglio del previsto. Sul decreto dei tagli agli enti locali in Senato manca 4 volte il numero legale. Mattarella, il Presidente della Repubblica, dice gli egoismi pesano sull'Europa, ci batteremo comunque per i marò, dai migranti alla vicenda greca. Il Capo dello Stato interviene a 360 gradi. Lutto nel mondo della cultura italiana. È morto Sebastiano Vassalli, ho raccontato l'Italia, ora mi congedo. Il libro Testamento, l'autore della Chimera, è scomparso nella giornata di domenica. Vedremo, era legato anche alla nostra terra. La cronaca cura del Sole 24 Ore. Le borse, il crollo di Shanghai che perde l'8,5% spaventa le borse europee. Per il principale listino cinese la maggiore caduta dal 2007, pesa il calo dei profitti. Torniamo alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il dettaglio della prima pagina dell'Alto Adige. Abbiamo visto ci si occupa del piano di rilancio dell'aeroporto di Bolzano, ci si occupa anche del lutto che ha colpito la zona di Fie e di Siusi. Fie piange Jessica, il fratello di Simon dice in moto rischiava la tragedia in Val Salentino che ha spezzato le due vite originarie di Fie e Siusi. La morte di Vassalli aveva capito il disagio degli italiani. Ieri firma al passo dello Stelvio, a quasi 3.000 metri di quota, per l'esattezza 2.845 metri di quota, Rifugio Garibaldi firma sull'intesa riguardo il progetto del traforo, ma soprattutto il rilancio dell'intera zona al confine tra provincia di Bolzano e provincia di Sondrio. A Bolzano il Partito Democratico è pronto a tornare al voto, il caos in comune. Poi Brenner come dal giudice contro lo stop, battaglia legale, sappiamo il caso che interessa Casa Atesia e provincia di Bolzano. E poi rifiuti selvaggi, prime multe da telecamera, tutto questo accade a Laives. I carabinieri volevano la sospensione di Cati Attenti, il caso che interessa la dirigente provinciale. E poi i vecchi operai di Sini, vicino all'ex Menck, terreni inquinati da scorie. La stagione dei ritiri in provincia di Bolzano, il calcio dei droni e dei sensori, un abisso tra metodi di Herrera e Lidom e quello che invece avviene oggi sui campi di calcio. Incontri con gli autori da Turana della Costa, un'estate tutta da sfogliare. Andiamo allora a vedere il dettaglio della notizia di apertura. Aeroporto stop ai voli fino al mese di dicembre, il futuro dello scalo bolzanino. Dal 25 di agosto, 3 mesi di lavori per sistemare la pista, 4 milioni e mezzo di euro. Chiedo scusa.
L'importo totale, Michael Ehler dell'ABD dice, il turismo sarà la chiave del rilancio. Una piccola eccellenza in provincia di Bolzano, l'azienda locale Musteus, regina delle app. Un'intervista a uno dei suoi ideatori per cercare di capire come si riesca ad avere eccellenze anche in provincia di Bolzano. La cronaca che arriva dal Passo dello Stelvio, intesa sullo studio per realizzare il traforo, firmato un protocollo con la Lombardia per valorizzare l'area. Compacer dice la priorità è rappresentata da un collegamento di tipo ferroviario, presente il governatore trentino Ugo Rossi, presente anche il governatore della Lombardia Roberto Maroni. Sempre per la cronaca, lasciamo il quotidiano Alto Adige, andiamo a vedere il dettaglio del Corriere dell'Alto Adige. Ci si occupa, abbiamo visto, di politica, quello che accade all'interno del Consiglio Comunale con il Partito Democratico che sarebbe pronto ad andare a nuove elezioni. Ci si occupa anche del centrodestra, protagonista Micaela Biancofiore che dice difendo Pittarelli, venga con noi. Micaela Biancofiore che all'interno del Corriere dell'Alto Adige rilascia un'intervista. Forza Italia, parli tedesco. Tunnel dello Stelvio, intesa siglata, la montagna può unire questa l'opinione comune dei tre governatori ieri al valico dello Stelvio e poi la scomparsa di Vassalli. Addio, ha raccontato il disagio degli italiani. Sempre per la cronaca, Festival Bozen, grande apertura, suona la Haydn negli spettacoli e poi Cagnotto ci riprova per quanto riguarda lo sport e il mondo dei tuffi, finale da 1 metro, l'obiettivo è quello di conquistare una medaglia. Battaglia legale Brennerkom, quella delibera inesistente, Brennerkom ASM e poi gli amici piangono Simon e Jessica, Croce Bianca, l'ambulanza a lutto, i giovani deceduti in Val Salentino, sappiamo Jessica era volontaria della Croce Bianca. Il rapporto Delire, l'economia rialza la testa, bene l'export, aumentano i pernottamenti turistici, manifattura con un più 4,1%, vedremo tra poco i dettagli di queste buone notizie. La politica allora, il Partito Democratico evoca il voto anticipato, Spagnoli dice i Verdi devono decidere, la segretaria provinciale di Fede interviene, non dobbiamo governare a tutti i costi, maggioranza ancora in alto mare, i socialisti dicono basta, ricatti sulla sinistra. Interviene il sindaco che dice la campagna elettorale è finita, adesso è il momento di sporcarsi le mani lavorando, dobbiamo essere efficienti e coerenti, altrimenti sarebbe inutile andare avanti. Ancora con la cronaca ci si occupa di esportazioni e manifattura che trainano la crescita in provincia di Bolzano. Rapporto Delire, Istituto di ricerca economica della Camera di Commercio, aumentano le imprese, lievitano i pernottamenti turistici, il credito riparte, 4,1% è l'aumento di imprese manifatturiere in Alto Adige, 7,4% è la crescita delle esportazioni nei primi mesi dell'anno e 3,1% è l'aumento dei crediti erogati dalle banche locali nei primi 3 mesi. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, andiamo a vedere il dettaglio della cronaca in lingua tedesca a cura del quotidiano Dolomiten, la notizia d'apertura, i debiti, i problemi di bilancio da parte della Stella Alpina, come detto si cercano soluzioni. Angela Merkel è arrivata in Alto Adige assolta per un periodo di vacanza. Sempre dalla prima pagina le preoccupazioni delle forze dell'ordine non solo riguardo le persone che viaggiano senza copertura assicurativa. La tragedia del lago di Zoccolo, sappiamo, un sub ha perso la vita, un sommozzatore esperto, intervengono gli addetti ai lavori per raccomandare la massima attenzione. Ancora con la cronaca che arriva dalla provincia di Bolzano, parla uno dei numeri uno di Aspiag per quanto riguarda il commercio sulla grande distribuzione, si parla di commercio di vicinato, come queste due realtà possono convivere. Ancora con la cronaca, quello che accade all'interno del Consiglio Comunale di Bolzano, sappiamo si cerca
una stabilità per dare governabilità al capoluogo. Intervento dei Vigili del Fuoco, insolito intervento all'Aives per liberare un cane rimasto incastrato all'interno di una rete metallica. Sempre per la cronaca, anche il Dolomite dedica spazio alle considerazioni il giorno dopo la tragedia che ha spezzato due vite in Val Sarentino. E anche il Dolomiten dedica spazio alla firma ieri al passo dello Stelvio tra Arno Compacere e il governatore della Lombardia Roberto Maroni riguardo il protocollo d'intesa per la realizzazione del tunnel sotto lo Stelvio, ma non solo, il rilancio, come detto, dell'intera area. È tutto anche per la cronaca in lingua tedesca, qualche istante di pausa e poi il meteo. Mezzogiorno che nacque l'idea dei Teneroni. Devo correre a preparare il pranzo. Ti do un'idea da maestri, Ve. Buon prosciutto cotto a casa Modena. Ingredienti semplici e genuini e un piccolo tocco per esaltarne il sapore. Ci mettiamo anche tanta tenerezza. Beh, ma allora li chiamiamo Teneroni. Buoni per i bambini, buoni per tutta la famiglia. Che buoni! Più che buoni! Teneroni! Teneroni di casa Modena, maestri nei salumi. Con le webcam oggi rimaniamo nella zona della Val Venosta. La prima immagine che vi proponiamo ci porta a Malles intorno alle 6:10 di questa mattina. Con la prossima webcam andiamo a vedere quello che accade all'imbocco della vallata. Siamo alle porte dell'abitato di Foresta e come sempre diamo anche una occhiata in direzione della città di Merano, sempre alcuni minuti dopo le 6 di oggi. La collaborazione con gli esperti meteo ci permette di dare un rapido sguardo alle immagini che arrivano dal satellite. Vedete copertura nuvolosa pressoché inesistente, qualche foschia in transito. Andiamo a vedere la grafica per capire quello che ci attende nella giornata di oggi, mattinata e nel pomeriggio. Abbiamo detto alternanza di sole e nuvole, temperature piacevoli intorno ai 30 gradi sia per quanto riguarda Bolzano e Merano, temperature inferiori ai 30 gradi negli altri centri abitati dell'Alto Adige, assenza di precipitazioni. Gli aggiornamenti sono a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e all'interno del nostro sito internet, nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti da non perdere per la giornata di oggi: palcoscenico al lago, concerto reggae a Caldaro. Sempre oggi martedì lungo nella città di Merano, domani la Ternen Party a Vipiteno, giovedì lungo a Lana il 30 di luglio e il 30 di luglio Merano una sera d'estate cabaret con i comici di Zelig. Il nostro indirizzo internet lo conoscete, www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le varie edizioni dei nostri telegiornali, all'interno della Mediateca Online i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. Avete a vostra disposizione anche una rassegna stampa in breve, potete seguirci in streaming. Vi ricordo anche il nostro sito internet informazione all news www.goinfo.it, 24 ore su 24 per rimanere informati e aggiornati riguardo tutto quello che accade in provincia di Bolzano. Io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di Video 33 alle ore 13 e alle ore 19. Non perdete le nuove edizioni dei nostri telegiornali. Come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata. Concentrati sulle vacanze ormai prossime. Probabilmente sarà la tua ultima settimana di lavoro prima delle ferie. Oggi sii superiore a qualsiasi cosa. Toro, oggi forse dovrai risolvere alcune questioni di famiglia. Urano dalla tua ti darà grande razionalità. Gemelli, corri sempre dietro a mille impegni e gli affetti sono sempre per te il centro di tutto. Così però ti sei dimenticato di te e oggi senti che tutto sta per crollarti addosso. Cancro, volente o nolente, oggi dovrai fare i conti con le tue forze fisiche, il caldo e la stanchezza. Oggi avrai tempo per dare a tutto la giusta priorità.
Leone. Venere la fa da padrone e pone le basi per un agosto caliente. L'estate sta per entrare nel vivo. Vergine. Il caldo, il sudore, la stanchezza di mesi di lavoro non stop non manderanno in tilt la tua capacità di essere gentile sempre. Bilancia. Urano ti porta a particolare senso dell'iniziativa. Deciderai di liberarti di frasi fatte e concetti troppo legati al bene e male assoluto e per una volta ti lascerai andare. Scorpione, grande razionalità. Ti sveglierai pensieroso, qualche piccolo screzio in famiglia non ti farà star sereno. Sagittario, il lavoro c'è, l'amore anche, pure Urano ti rende instabile, dubbioso, lunatico. Oggi sarai concentrato al massimo sui risultati e gli obiettivi preferi. Capricorno, c'è qualcosa che non ti fa star sereno, più un presentimento che un fatto reale. Non puoi però vivere con queste paure. Acquario, giornata splendida per te che di energie ne hai da vendere. Porta a casa un altro successo e parti per le ferie più sereno che mai. Pesci, non ti fermi mai neanche a fine luglio. Ami il tuo lavoro e i tuoi impegni ti fanno sentire vivo.